Polizia di contea. Dove si trova? Bene, resti in attesa, arriviamo. Segnalano attività sospette sulla 220 in direzione nord. Trafficanti? Sembra di sì. Vado. Il vice sceriffo Val Johnson si dirige verso la superstrada 220 del Minnesota, alla ricerca di possibili trafficanti di droga. Il caso del vice Johnson ha vari fattori che lo fanno risaltare come un caso particolare, perché in effetti è successo qualcosa di molto strano al vice sceriffo in questione. 407, procedi con cautela e mantieni contatto radio. Qui 407, ricevuto. La credibilità del testimone è molto importante. Val Johnson è un poliziotto. Il fatto che i testimoni siano personalità solide della comunità conferisce credibilità e prova che lì c'era davvero qualcosa. Mi dirigo a ovest. Sto imboccando adesso la 220. Ti aggiorno dopo. Ricevuto. Quando comunica con la stazione, sia lui che il poliziotto dall'altra parte prendono nota dell'orario. Questo si rivelerà fondamentale. Johnson guida su una piccola strada di campagna buia e in lontananza, tra le cime degli alberi, nota una luce. 407 a centrale. Greg, vedo un aereo molto basso all'orizzonte. Potrebbe essere un Cessna. Forse stanno sganciando il carico. Vado a controllare. Ricevuto, 407. Il vice sceriffo ha pochi minuti prima che i trafficanti scarichino la merce e riprendano il volo. Accelera raggiungendo i 100 km orari. Deve riuscire ad avvicinarsi prima che vadano via. Che diavolo è? È qualcosa di strano. Quell'aereo non ha luci lampeggianti come gli altri. Non è un aereo. Nel caso del vice Johnson sembra succedere tutto insieme. Man mano che si avvicina, tutto va in tilt. Quella che è iniziata come un'indagine di polizia sta per diventare qualcosa di completamente diverso. La luce è indirizzata a lui. Mentre pattuglia le strade del Minnesota settentrionale, il vice sceriffo Val Johnson nota una strana luce nel cielo. A questo punto vede chiaramente che non è un aereo, perché è molto luminoso e non ha le luci di navigazione. Inizia a capire quindi che sta assistendo a qualcosa di stranamente insolito. Continua a chiedersi cosa diavolo possa essere. L'oggetto che sta inseguendo Johnson, qualunque cosa sia, fa una brusca virata. La luce arriva dritta su di lui. L'ultima cosa che ricorda è il rumore di uno scoppio. Perde i sensi per vari minuti. Val è estremamente confuso e si chiede cosa gli sia successo. Non ne ha idea. Beh,
Vede tutto sfocato. Soffre della cosiddetta cecità del saldatore, come dopo aver fissato una luce troppo forte. Johnson ha le costole contuse e una commozione cerebrale. Si chiede, dov'è finita quella luce? Cosa ci faccio qui? E perché il parabrezza è rotto? Sono Johnson. Non so come spiegarlo. Qualcosa ha colpito l'auto. Subentra il suo istinto di poliziotto. Chiede subito aiuto via radio. Sei ferito, Val? Sono un po' ammaccato. Sopravvivrò. Resta lì. Sono le 2:33. Arriviamo. Di tutte le stranezze del caso, forse questa è la più inspiegabile. Non solo l'orologio sul cruscotto della volante ha 14 minuti di ritardo, ma anche l'orologio da polso di Johnson è in ritardo di 14 minuti. Alcuni sostengono che gli UFO influenzino l'ambiente circostante con campi o onde elettromagnetiche, ma non sappiamo perché sia l'orologio sul cruscotto che quello da polso abbiano rallentato di 14 minuti. Poco dopo, sul posto, arrivano gli altri poliziotti. Ti ricordi il veicolo? Non era un veicolo, Greg. L'oggetto se n'è andato e con esso la luce. Qualunque cosa abbia colpito l'auto di Johnson è arrivata dal nulla ed è sparita nel nulla. Di certo non è stata una toccata e fuga, e se lo è stata, era di un UFO. La polizia inizia subito le indagini del caso. Tutte le prove vengono studiate attentamente. La volante danneggiata viene esaminata da un team di ingegneri. La loro conclusione è che sia stata colpita da un veicolo umano. Alcuni inquirenti pensano che Johnson si sia scontrato con un aereo vagante che volava basso. Altri credono che la volante sia stata colpita da un fulmine. Ma nessuno ha saputo spiegare il ritardo di 14 minuti dell'orologio dell'auto e di quello di Johnson dopo l'incidente. Secondo la relazione finale sull'incidente, la volante di Johnson ha subito danni di origine sconosciuta.